Va bene ragazzi, eccoci qua. Buona Pasqua a tutti. Oggi naturalmente parlerò della Pasqua e cercherò di fare in modo che quello che dirò vi sia utile già, insomma, già oggi. Ecco. Una Pasqua, insomma, qual è il significato, vedere un po' cosa ne possiamo ricavare da questa giornata. Come prepararci a domani, a questi problemi, vediamo come se posso darvi quell'aspetto in più che vi permetterà di essere un po' più contenti oggi, dare un po' di significato a tutto quello che ci sta. Vi volevo leggere un brano tratto dal Vangelo, chiaramente, per festeggiare la nostra Pasqua insieme. Tratto da Giovanni, capitolo 20, versetto 11. Quindi vi invito a rasserenarvi, ad ascoltare con tranquillità. Maria, invece, stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Piangeva, si chinò verso e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi. Lì, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» E rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto, ed io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa maestro. E Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e al Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore, ho visto il Signore», e anche ciò che le aveva detto. Bene, eccoci qua. Benvenuti a tutti, che bello vedere le vostre facce. Mi sa che molto presto cambieremo il secondo corso, lo faremo tutto su Zoom, quindi cominciate a organizzarvi, perché qualcuno giustamente diceva che è tempo di metterci la faccia, quindi eccoci. Poi il primo corso quest'anno lo finiamo così come l'abbiamo cominciato, ma il secondo corso già dalla settimana prossima probabilmente faremo tutto su Zoom. Bene, eccoci qua oggi a vedere se
riusciamo a ricavare qualcosa che ci possa essere utile da questo raccontino simpatico, divertente, di una semplicità mostruosa. E possiamo fare insieme questa riflessione, che cos'è questa Pasqua? Indubbiamente, beh, sappiamo che è il culmine di tutto il cammino di ricerca interiore. Voi tutti quanti vi siete appassionati alla ricerca interiore e siete qui per questo, e penso di avervi trasmesso questo entusiasmo per i racconti evangelici. Questo penso di averlo fatto, questo innamoramento essenziale per poi capire anche noi di come muoverci. Quindi sappiamo tutti bene che la Pasqua è il centro del nostro lavoro, tutta la nostra ricerca. Qual è il problema? Il problema è che sembra effettivamente essere qualcosa di molto, molto lontano, molto fuori da ogni canone, insomma, perché si tratta di finire un cammino che dura per ognuno di noi, che dura da milioni di anni, insomma. Effettivamente, se guardiamo così questa esperienza della resurrezione, potremmo anche sentirci enormemente distanti e quindi potrebbe anche non essere così utile il raccontare poi questo tipo di esperienza. Però, nonostante questo, cerchiamo di vedere cosa ne possiamo trarre. Effettivamente è un'esperienza trascendentale. Maria che incontra Gesù non lo riconosce per le ragioni che tante volte gli ho spiegato e che sono comunque utili per capire un po' il discorso che vi vorrei fare oggi. E vediamo un po' cosa ne possiamo ricavare da questa esperienza. Perché pur essendo il centro della nostra ricerca, non c'è dubbio che la resurrezione è l'atto finale di tutto un progressivo distacco da tutto ciò che riguarda questo psicopenitenziario terrestre. Ora, in questo periodo che stiamo vivendo, abbiamo a disposizione questo grandissimo vantaggio, cioè che finalmente ci siamo resi conto che le parole di Gesù hanno un senso, quindi quando lui dice che questo pianeta è un protettorato delle forze oscure, è il regno della menzogna, è una trappola e che noi come anime siamo intrappolati qui e che con enorme fatica durante tutta una serie di esistenze, un po' alla volta, troviamo il senso di tutto questo girovagare e ci liberiamo da questo pianeta. Ora, Gesù è morto e Maria non lo riconosce. Perché questo? Perché cosa accade? Tutti quanti noi possiamo essere sicuri di una cosa, cioè che alla fine della nostra esistenza terrena, quando questo momento arriverà, creperemo tutti. Questo è un po' un punto di partenza oggi che è importante, importante da vedere, importante su cui riflettere. E cioè, a un certo punto apriremo gli occhi e ci troveremo in un altro ambiente. Ognuno di noi, vi dico subito, si troverà in una situazione completamente diversa dagli altri. Non esiste qualcuno che abbia riportato con i suoi propri occhi delle esperienze che siano oggettive, perché appena si passa nel cosiddetto al di là si entra grandemente nel mondo dell'intelligenza cardiaca e dato che non abbiamo ancora l'abitudine di funzionare su determinati livelli, beh, è tutto molto vago. Per cui Maria guarda Gesù e non lo riconosce. Perché non lo riconosce? Perché il corpo fisico è morto, quando noi moriamo il corpo fisico non c'è più, per cui boh, ci troveremo da qualche parte, ci troveremo in un certo tipo di involucro. E come sarà fatto questo involucro? Beh, questo involucro sarà esattamente quello che noi saremo pronti a costruire intorno a noi. Vi dico qualche parola su questo perché mi sembra estremamente simpatico. E cioè, come si costruiscono questi corpi sottili? Cosa succede quando noi moriamo, visto che
il nostro corpo fisico sicuramente non c'è più ed è destinato ad altre cose. Beh, in quel momento tutti quanti noi, sia che ne siamo consapevoli sia che non lo siamo, abbiamo questa grandissima possibilità di emettere un impulso. Vi ho fatto lavorare poco su questi aspetti, però oggi non è certo il caso, però è importante che voi capiate cosa intendo per questo impulso. L'impulso è semplicemente la capacità animica di raccogliere intorno a sé un certo tipo di materiale. Questo materiale noi lo troveremo da qualsiasi parte noi andremo, qualsiasi posto nell'universo noi ci troveremo, emetteremo questo impulso. Non so se avete presente che cosa voglia dire questo. È un po' per farvi capire, quando l'anima arriva in incarnazione, per esempio, emette un impulso. Questo impulso costruisce delle linee di forza. Su queste linee di forza poi la madre si ciba, si beve, mangia, fa tutto quello che deve fare e fornisce degli elementi solidi affinché il corpo dell'anima possa prima o poi uscire e manifestarsi. Però quello che conta è questo impulso dell'anima, cioè è l'anima che costruisce il proprio corpo, non sono i genitori. Poi i genitori forniscono il materiale migliore che hanno a disposizione. Però è importante capire di come funziona questo impulso, perché non sono tantissime le persone che sono in grado di captare dentro di sé la capacità di questo impulso. Tanto per scherzare, tanto per farvi, per darvi un'idea un po' di come potrebbe funzionare. Voi immaginate quindi di perdere il vostro corpo, siete, l'esistenza terrena è finita, vi trovate da un'altra parte. Immaginate questo. In quel momento, voi siete consapevoli, dopo il lungo lavoro che avete fatto in questa esistenza terrena, e in quel momento voi dite, bene, adesso emetto un impulso e raccolgo intorno a me un corpo di luce. Io non so quanti di voi faranno questo tipo di riflessioni, insomma. Fortunatamente per noi è qualcosa che avviene spontaneamente, fortunatamente per noi, perché altrimenti passeremmo un lungo periodo in cui di non esistenza praticamente, e a volte accade che ci siano persone che si ritrovano all'aldilà e che non sanno veramente cosa fare. Siamo assolutamente impreparati per questo tipo di mondo, che pure è quello verso il quale stiamo correndo tutti come matti. A un certo punto quindi il corpo fisico non c'è, ci troveremo da qualche parte, ma quanti di noi saranno in grado in quel momento di emettere questo impulso? Di cosa consiste? Semplicemente un atto di volontà. Vediamo se simpaticamente, naturalmente, perché poi ognuno si dovrà arrangiare in quel momento lì. Però è evidente anche che il fatto di parlare di queste cose è estremamente utile, perché poi al momento opportuno ci si ricorda poi di quello che viene detto. Conoscete i libri che parlano delle esperienze vicino alla morte, il libro tibetano dei morti, il libro egizio dei morti, che sono dei testi che si leggevano e per certi aspetti si leggono ancora a coloro che vanno a visitare l'aldilà, e quindi c'è una specie di recitante che all'orecchio di colui che del defunto racconta delle cose, quindi mi dice adesso farai questo viaggio, ti troverai in un certo ambiente, non aver paura di quello che vedrai, troverai delle situazioni di un certo tipo, comportati in un certo modo. E questi testi vengono letti anche se la persona non è cosciente, quindi vedete che è importante a volte sentire parlare di quello che di certe cose, e potrebbe essere possibile che il solo fatto che oggi ne parli possa darvi al momento opportuno, vi potrà dare un'indicazione importante, altrimenti veramente si arriva di là e non si sa veramente cosa fare. Non abbiamo la minima idea di quello, non siamo assolutamente preparati, ci ritroviamo in un ambiente. Questo ambiente, tra l'altro, e sarebbe bello descriverlo, insomma, la proiezione di ciò che noi siamo realmente. Il problema è che abbiamo vissuto tutta una vita terrestre legati a alcuni parametri, e questi parametri scompaiono completamente. Ecco perché durante l'esistenza terrena bisogna abituarsi alla poesia, alla musica, all'arte, assolutamente, perché solamente attraverso l'arte possiamo costruire all'interno di noi un rapporto che sia reale. Sapete che le persone pensano che l'aspetto artistico dell'esistenza sia un surplus,
ci sia prima quindi la scriva resistenza. Vincendoci che ci sono alcuni aspetti della vita terrestre che vengono rispettati, un po' come dire noi siamo organizzati per vedere sempre le stesse cose, ci alziamo la mattina, sappiamo che cosa si trova sul nostro comodino, sappiamo più o meno chi c'è che dorme insieme a noi, anche se a volte è un po' la sorpresa, sappiamo che essendo mattina ci dovrebbe essere la luce del giorno, sappiamo un sacco di cose che diamo assolutamente per scontate. Beh, tutte queste cose scompaiono nel nulla al momento in cui si entra nel mondo dell'emozionale, nel mondo in quello che viene chiamato l'aldilà, ed è uno shock, e sarà uno shock per tutti comunque, anche se noi ci prepariamo sarà comunque uno shock. Ma l'importante è cominciare ad avere le idee di come noi ci possiamo muovere in questo mondo, per quello che bisogna lavorare il più possibile sull'aspetto poesia, sull'aspetto ricezione di tutto quello che non può essere forzatamente catalogato. Qual è il problema del nostro lasciarci andare a tutto ciò che non è catalogato? È la paura di ritrovarsi in un ambiente che noi non sappiamo gestire. Non so se non ho mai parlato di questa cosa, però questo è il più grosso scoglio quando si cambia mondo, insomma. Si cambia mondo e più niente è come lo avevamo immaginato un momento prima. Per tutta l'esistenza terrena noi ci costruiamo un mondo e cerchiamo di rispettare questo mondo nonostante questo mondo non abbia fondamentalmente nessun parametro. Tutti i parametri che noi utilizziamo li utilizziamo semplicemente perché è estremamente più comodo alzarsi la mattina, riconoscere il proprio nome, riconoscere le persone che ci circondano. Siamo organizzati quindi per fare in modo che la nostra esistenza terrena abbia un senso, anche se, come voi sapete, questo senso non è che ci sia così sempre. Per cui questo cambiamento è sicuramente uno shock. Solamente coloro che non hanno più paura di perdere i punti di riferimento. Ecco, questo è un po' il senso della Pasqua. Fare questo cambio interiormente, e magari oggi vi aiuto un po' a riflettere su questo punto, sul fatto che tutti i parametri che noi abbiamo, non contano niente, non sono niente, non sono niente. La nostra automobile, la nostra casetta, le nostre cose, i nostri amici, tutto quanto, da un certo punto di vista è una costruzione che noi forzosamente costruiamo durante la nostra esistenza terrena, ed è giusto che sia così. Il problema è che tutto scompare in un attimo, tutto scompare completamente. E quando ci troveremo nel momento in cui questi parametri saranno completamente scomparsi, quello sarà un vero e proprio shock. Quindi il senso della resurrezione dovrebbe essere, oggi ve lo vorrei comunicare su questa strada, su questa via, e cioè bisogna prepararsi il più presto possibile a essere disposti a perdere tutti i punti di riferimento, tutti. Per esempio Maria guarda Gesù e non lo riconosce. Voi capite che questo è un punto di riferimento fondamentale. Pensate di come può succedere che guardate una persona che conoscete bene e vi dite chi è questo? È interessante, chi è questo? Boom. E vedete che potreste avere due reazioni completamente diverse a questo tipo di rapporto. Fate questo esercizio simpatico, avete conosciuto, adesso vi viene in mente una persona, bene, la guardate, vedo per esempio che Gopal stai lì con la tua compagna, vi saluto. Ecco, immagina che tu la guardi e dici, ma chi è questa? Ti è già successo, lo so che ti è già successo, ma chi è questa? Però immaginate che sia così, immaginate che guardate una persona a cui volete bene, come Maria guardava Gesù dopo una vita insieme, dopo questo rapporto così intenso, così profondo. Bene, in un momento questa cosa completamente scomparsa. Guardate questa persona e non la riconoscete. Lì vedete che avete due soluzioni in questa cosa. O preoccuparvi,
oppure se vi siete abituati durante la vostra esistenza terrena a vivere all'interno della poesia, allora questa cosa la potete sopportare, la potete gestire. Fate questo esercizio, questa piccola cosa. Prendete una persona cara che conoscete, non c'è niente di rotto per carità, pensate a una persona e guardate questa persona, e se ce l'avete lì di fianco, la guardate e dite: ma chi sei tu? Ma chi è questo? Vedete che naturalmente io vi presento questa esperienza come un'esperienza divertente, però cercate di capire che potrebbe anche non essere affatto divertente. Mi seguite quello che sto dicendo? Voi guardate qualcuno e dice: ma chi è questo? Nonostante da qualche parte ci sia questa sensazione di conoscere questa persona, eppure è quello che accade. Allora, i punti di riferimento scompaiono completamente. E ecco perché è importante risorgere ogni volta che noi possiamo, mentre siamo ancora in esistenza, mentre siamo ancora in vita. Ecco perché è importante capire bene che cos'è questa modifica interiore di ciò che noi siamo. Ecco perché è importante capire come abituarsi a convivere in assenza di parametri. Vi voglio dare questa idea perché è importante. Vedete, io non so se... l'assenza di parametri è comunque un aspetto che può portare paura nella nostra esistenza terrena, e cioè la mancanza di riferimento verso tutto ciò che noi facciamo. Ci alziamo la mattina, ripeto, siamo abituati, quindi non riflettiamo mai su questa cosa, però cosa facciamo? Ci alziamo la mattina, sappiamo cosa fare, prepariamo la nostra colazione, facciamo una passeggiata, ognuno di noi si organizza. E immaginate che una mattina vi svegliate e niente è a suo posto, che il vostro letto non lo è, che le persone che voi guardate non sapete chi sono, avete perso completamente tutti i parametri. Si parla troppo poco di questo aspetto e non se ne parla perché non è un'esperienza piacevole, ed è quella di trovarsi in un mondo verso il quale non abbiamo dei parametri su cui basarci. Io penso che non sia così difficile avere questa idea, guardare il mondo intorno e non avere idea di dove si sia, di cosa si faccia in quel mondo. E io spero di farvi rendere conto di quanto sia l'aspetto creatività, l'aspetto poesia, che ci può aiutare a vivere comunque e sempre all'interno di un mondo nuovo, senza che questo ci spaventi. Vi faccio un altro esempio. Chagall e la sua fidanzata che vola, che meraviglia, questo pittore che gira con questa sua fidanzatina sospesa a mezz'aria. Immaginate domani mattina di svegliarvi e di vedere la vostra fidanzata che aleggia a mezz'aria. Non so che... Io mi rendo conto che è una cosa talmente fuori di testa che fate fatica persino a immaginarla, non è così? E se vi dicessi: pensa alla persona a cui vuoi bene, pensi che tu la stai prendendo per mano, questa sta librando a mezz'aria. Perché questo è poi il mondo nel quale ci troveremo. E facciamo, è vero che facciamo fatica a fare questa cosa, perché ci diciamo: ma no, ma lo stai raccontando, ma no, perché siamo talmente abituati a questi parametri. E in effetti il mondo dello spirito non funziona così, il mondo reale non è questo. E quindi il nostro problema grosso durante un'esistenza terrena è che abbiamo assoluta necessità di crearci questi parametri, questi punti di riferimento, perché altrimenti saremo instabili mentalmente. Mi seguite quello che sto dicendo? Saremo completamente instabili. E infatti le persone che sono instabili mentalmente non hanno dei punti di riferimento, vi guardano, non vi riconoscono. Ed ovviamente un'esistenza terrena fatta in questo modo è un'esistenza terrena estremamente faticosa. Però se dalla descrizione che il Vangelo ci fa di
di questo rapporto col mondo spirituale fosse effettivamente come quella che ci viene descritta, questo meriterebbe una grossa riflessione da parte nostra. Cosa vuol dire? Allora, come si risolve questo problema? Come si risorge ogni giorno? La risurrezione è una parola grandissima, la Pasqua è una parola enorme che implica anni e anni di approfondimento per capire bene, però oggi ne vediamo anche solo questo piccolo aspetto che, nonostante sia delicato e simpatico, nonostante tutto penso che sia fondamentale. Qual è l'indicazione che vi sto dando, un po' in un modo un po' confuso, ma siete abituati a seguirmi comunque in qualche modo? L'indicazione è questa, e cioè possiamo risorgere ogni giorno dal momento in cui i nostri parametri di riferimento sono comunque un qualcosa che noi prendiamo per gioco, e cioè la giocosità della nostra esistenza terrena deve essere sempre al primo posto, cioè si deve essere sempre pronti a librarsi nell'aria, essere sempre pronti a mettere la propria attenzione sulle cose delicate, sulle foglie, sull'aria che respiriamo, e queste sono le cose importanti. Tra l'altro sapete che sto uscendo da questa storia, chiamiamola virus, tanto per intendersi, e vi devo dire di aver osservato delle cose estremamente interessanti, delle quali parlerò al più presto, perché è un'esperienza trascendentale. Devo ancora capire bene da dove arriva, come è organizzata, però mi sono dato molto da fare per osservare, cerco sempre di approfittare comunque di tutto quello che mi succede per poter trasformarlo in un insegnamento che mi sia utile, quindi è estremamente interessante quello che ho visto, quello che sto ancora vedendo, e appena possibile vi racconto tutto quello che sto guardando, perché la mia sensazione reale, penso, sia che ci hanno presentato questa farsa planetaria esattamente al contrario di quello che è, esattamente come al solito, esattamente al contrario, per cui ci hanno presentato come una situazione paurosa, qualcosa che invece è una situazione di risveglio interiore, una specie di risurrezione, oserei dire, questa roba che sta circolando, che bisogna capire bene che cosa sia, però anche senza capire bene cosa sia dal punto di vista tecnico, diciamo così, può essere anche non importante se non si è del mestiere, però il mio compito è quello di cercare di osservare quello che accade dal punto di vista poi della vita dello spirito, della crescita interiore. E quello che sta accadendo è una grandissima occasione di resurrezione, è quello che sto vivendo, è proprio quello che sto vivendo, e nonostante lo shock iniziale, un po' alla volta, se riusciamo a tranquillizzarci, perché ancora una volta quando arriva, chiamiamolo virus, cosa succede? Succede che improvvisamente, da un momento all'altro, tutti i nostri parametri vanno a farsi benedire, non è ancora una volta questa cosa. Non è ancora così, da un momento all'altro, puff, fino al giorno prima eravamo tutti tronfi di noi stessi, dicendo, ah, io il mondo lo conosco, so con quello che devo fare, quello che devo fare, improvvisamente, boom, improvvisamente uno si trova in un mondo e dice, no, non so più quello che devo fare, non so cosa mi sta succedendo, non è così? Non so chi di voi abbia fatto questa esperienza, però adesso non è il caso, non voglio entrare oggi in questo argomento, però penso effettivamente che quello che sta accadendo siano delle piccole esperienze di resurrezione, e quindi ecco l'importanza di parlarne proprio oggi. Cioè sta accadendo qualcosa che ci fa perdere i punti di riferimento, e cosa accade? Che questa perdita di punti di riferimento viene presentata come con terrore, con la paura. E capite perché? Perché giustamente bisogna anche comprendere le persone sono terrorizzate dalla mancanza dei punti di riferimento. Io ho fatto degli esempi, ma insomma non è difficile, guardate la persona che avete di fianco e non sapete chi è, non sapete chi sia, e sto parlando del Vangelo, sto parlando dell'esperienza di Gesù, sto parlando di qualcosa di estremamente reale, e questa cosa ci terrorizza. Ma quando è che ci terrorizza? Ci terrorizza quando non abbiamo mai lavorato per creare un mondo alternativo,
che ancora una volta è il mondo della poesia, il mondo della bellezza, il mondo della delicatezza. Allora, nel mondo della delicatezza si comincia a riconoscere un'altra realtà. E l'episodio di Maria, l'episodio che vi ho letto prima, è molto indicativo anche nel messaggio che vi volevo far passare oggi. Vedete, Maria ha perso i punti di riferimento, piange, come è giusto che sia, perché ha vissuto comunque tutta la sua esistenza terrena all'interno di una sua organizzazione particolare, ha vissuto la sua vita e, come tutti quanti noi, si è creato dei punti di riferimento per poter andare avanti, per poter capire, per poter fare le azioni giuste al momento giusto, per poter intervenire ad aiutare gli altri, per fare tutto quello che fa parte di una vita terrena normale. E guarda Gesù e non lo riconosce. E cosa accade? Allora che è Gesù che le parla e che le dice: Maria. Ecco, io penso che oggi il messaggio che vi voglio far passare è tutto in questo sorriso, in questo rapporto, in questo Maria. Cosa accade in quel momento? Accade che al di là di tutto ciò che sembra, al di là di tutte quelle che sono le apparenze, le abitudini che noi abbiamo, c'è un mondo che si riconosce istantaneamente, che è il mondo della delicatezza, della dolcezza, dell'affetto, dell'amore. Vedete? Guardate questa scena com'è bella. E poi vedremo, prima di lasciarci, vorrei che questa scena vi resti impressa oggi, così come un suono, così come una poesia proprio. E magari quando avremo finito il nostro incontro vi farete una bella passeggiata, se possibile, e mi piacerebbe che voi siate impregnati di questo sentimento, perché è importante. Cosa vuol dire? Vuol dire fare una bella passeggiata anche dietro casa, non dovete fare tanti chilometri, ma guardare comunque il mondo con occhi nuovi. Questo è un po' il senso della resurrezione. Cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di voi può in qualsiasi istante mettere la propria attenzione su ciò che si ripete affinché voi non abbiate paura del mondo, oppure su tutto ciò che si riproduce in modo nuovo, e lo guardate senza averne alcuna paura. Voglio spiegare bene cosa voglio dire. Farete una piccola passeggiata dopo il nostro incontro e guarderete il mondo che avete intorno. Sicuramente tutti quanti voi siete organizzati in qualche modo, avete quantomeno una pianta, quantomeno dei cespugli intorno a voi, quantomeno qualche cosa di bello da guardare. E quale sarà il vostro esercizio? Importantissimo, guarda che è importantissimo. È una stupidaggine, mi rendo conto, eppure è fondamentale. Voi guarderete quello che avrete intorno e non avete paura in quel momento di perdere i vostri punti di riferimento. E perché questo, mi capite? Vediamo se riesco a darvi bene questa idea, perché è troppo importante. Guarderete una pianta, delle foglie, gli animali che vi circondano e che vi fanno compagnia, e cercherete di guardarli come se fossero nuovi, come se quel ramo, quelle foglie che stanno danzando, non fossero per voi più un punto di riferimento. E in quel momento vi accorgerete, importante questa cosa, vi accorgerete che il vostro atteggiamento nei confronti di questa visione può essere duplice, lo percepirete con chiarezza. E cioè percepirete che il lasciare andare le cose come sono può essere fonte di paura, può essere fonte di rigidità al vostro interno, oppure può essere fonte di gioia esistenziale, di fiducia nell'esistenza, mi capite bene? Ed è importante che voi mettiate l'accento su questa cosa, altrimenti succede esattamente quello che abbiamo letto oggi. E cioè che voi guardate Gesù e non lo riconoscete. Mi capite bene quello che voglio dire? Quindi voi guardate la stessa pianta che avete visto ieri, eh? Perché, bene o male, anche all'interno della vostra casa vi siete fatti dei punti di riferimento, non c'è niente di male in questo. Però il sentimento con cui farete questa passeggiata è
sono disposto io? Veramente la domanda che vi dovrete fare, non sto scherzando, vi farete questa domanda, guarderete la natura, qualsiasi cosa voi siete abituati a guardare, e vi direte interiormente: sono disposto a lasciare andare tutto questo da un punto di vista quantitativo, e sono disposto ad accoglierlo invece dal punto di vista qualitativo. Mi seguite bene? Guardate che la vostra tendenza è sempre quella di considerare il mondo che vi circonda da un punto di vista quantitativo. Non ne potete fare a meno, mi seguite bene? Non se ne può fare a meno. Cresciamo così e cresciamo dandoci continuamente dei parametri. Questi parametri ci permettono di avere quello che la logica spirituale chiamerebbe l'equilibrio instabile, cioè quella condizione di questa vita terrena che passa e che ci permette, attraverso dei punti di riferimento completamente fasulli comunque, di poterci gestire, poter dire: domani mi alzo e faccio queste cose, il che va anche bene. Il problema è che noi a un certo punto ci libereremo completamente. Questa è l'esperienza della morte, della risurrezione, da questo. Quindi tanto vale abituarci fin dall'inizio a questo rapporto con il nulla, questo rapporto con la poesia, ancora una volta. Allora la riflessione che farete sarà proprio questa: sono disposto a perdere i miei punti di riferimento senza che questa cosa mi avvolga all'interno della paura, dell'incertezza? Mi capite bene? Chiudete gli occhi un minuto adesso, perché è importante questa cosa, è importante. Senza esagerare, però io vorrei che voi vi rendiate conto che quello che sto dicendo è reale, altrimenti restano parole che circolano, che vi passano da un orecchio all'altro. Invece io vorrei che questa cosa fosse, voi la toccaste con mano. Ecco, chiudete gli occhi e vi rendete conto che la perdita di punti di riferimento può essere un'esperienza che provoca incertezza e turbamento all'interno. La mancanza di punti di riferimento è un'esperienza che porta a turbamento interiore. Attenzione, perché raramente facciamo una riflessione come questa, proprio perché abbiamo sempre organizzato la nostra esistenza terrena, come giusto che sia, in base a questi punti di riferimento che però scompaiono completamente. Questa è la storiella che abbiamo letto oggi. Il nostro mondo nel quale crediamo così fortemente in realtà non esiste, in realtà è tutto apparenza. Allora come gestire questa cosa senza lasciarsi andare da questo smarrimento profondo, da questo stato di disagio? Lo vedete? Immaginate solo per un secondo questo disagio. Voi guardate il mondo non è più al posto dove era prima, non avete più punti di riferimento. Nel perdere questi punti di riferimento non potete non sentire questo senso di disagio profondo. Allora come si affronta questa cosa? Cosa ci insegna oggi questa storiella legata alla resurrezione di Gesù? Cosa ci insegna? Ci insegna che bisogna essere sempre disposti in ogni istante a risorgere, e cioè a considerare i punti di riferimento come transitori, come un qualche cosa che ci accompagna, ma pronti in qualsiasi momento ad abbandonarli. E perché abbiamo così paura di abbandonare i nostri punti di riferimento? Perché non abbiamo ancora costruito il mondo della realtà, il mondo reale intorno a noi, quello che Gesù chiama il regno dei cieli. Allora guardiamo Gesù, voi immaginerete in questa vostra passeggiata di guardare comunque gli oggetti che conoscete, la situazione che conoscete nel mondo esterno, però metterete la vostra attenzione sul fatto che oggi pomeriggio, perlomeno, non avrete nessuna paura a dirvi interiormente che siete disposti a lasciare ogni tipo di riferimento senza che questo vi provochi turbamento. È chiara questa cosa. Cosa vuol dire? Per esempio, avete una persona di fianco, la potete guardare e immaginate che non sappiate più come si chiama, immaginate che non sappiate, non,
non abbiate un punto di riferimento, esattamente come quello che accade in questa storiella che abbiamo letto oggi. Beh, vi rendete conto che ci sarebbe un momento di turbamento, di incertezza, per niente piacevole. Eppure vi sto descrivendo la realtà. E cioè la persona che avete di fianco è sia un punto di riferimento, una serie di punti di riferimento, su cui avete lavorato tutta la vita e che vi permette comunque di condurre un'esistenza, chiamiamola normale, va bene. Però la persona che avete di fianco, gli animali domestici che avete di fianco, la natura che voi avete di fianco, beh, non ha punti di riferimento. E cioè è costruita sul mondo dell'intelligenza cardiaca. E noi siamo ancora così lontani nel poter vivere quotidianamente in questo lasciarsi andare alle cose, dove le cose possono cominciare a volare, dove gli animali possono cominciare a parlare, in un mondo completamente diverso. Sembra che sto raccontando qualcosa di molto lontano, eppure è proprio quello che questo episodio si sta raccontando oggi. Quindi voi guardate le persone che avete di fianco e non le riconoscete più. Però invece di farvi prendere dall'incertezza, dal disagio, no. In quel momento voi accettate l'esistenza terrena per quello che è, accettate che questi punti di riferimento scompariranno. Questa è la morte che precede la resurrezione. Oggi è un po' così, oggi accetterete di morire a tutto ciò che è scontato per voi. E cosa accade? La vedete che ci sono due reazioni completamente diverse. Uno è perdere i punti di riferimento e trovarsi a disagio. L'altro invece accorgersi che la persona che abbiamo di fianco non è solo quei punti di riferimento, anzi non lo è affatto. Ovvero sia la nostra compagna non è la nostra compagna, la nostra sorella non è la nostra sorella, è il nostro animale domestico, non è il nostro animale domestico. E in quel momento dobbiamo essere disposti a abbandonare completamente ogni forma di riferimento, non avendo paura che l'intelligenza cardiaca, l'intelligenza della sensazione, dell'emozionale, ci abbandoni completamente. Vedete che meraviglia. Oggi è una cosa meravigliosa quella che vi sto dicendo, perché è un aspetto della resurrezione che normalmente non è così. Non è che ci si rifletta poi così tanto, perché la risurrezione può essere effettivamente momento per momento. La risurrezione è prepararsi a vivere in un mondo che è lì intorno a noi, come direbbe Gesù, cioè il regno dei cieli è lì intorno a noi. Essere disposti a perdere i nostri punti di riferimento senza che questo provochi alcun tipo di turbamento. Non sarà facile fare questo esercizio, però io vi dico che è estremamente importante, perché arriverà un giorno in cui ci troveremo in questo mondo, ci troveremo sbattuti completamente in questo mondo. E allora, così come questa storia ci racconta in un modo così tenero, no? Maria che guarda Gesù non lo riconosce, ma è una cosa bellissima, è una cosa bellissima. E questo le provoca turbamenti, certamente, sta piangendo, eppure basta che Gesù la chiami per nome. Maria, è fantastica questa cosa ed è estremamente commovente, perché questa è la realtà, e cioè il mondo esterno ci chiama per ciò che c'è di più caro, di più profondo all'interno del nostro mondo. Mi seguite bene quello che sto dicendo, perché è proprio bello, è proprio bello, e immaginate che bella passeggiata che farete, vi prendete proprio tutto il tempo quando finiremo questo, ci saluteremo in questo incontro. Mi raccomando, non precipitatevi ad azionare i cellulari per vedere cosa sta succedendo nel mondo. Il mondo va avanti, anche se voi non lo seguite per un po'. Per un po' ve ne restate da soli e io vorrei che voi restiate in questo modo di essere, perché è un modo di essere. Vedete che sono un'oretta che sto parlando per cercare di... sto facendo uno sforzo per cercare di mettervi in un certo stato d'animo, e questo stato d'animo lo perderete in un secondo se voi non lo tenete da conto. Lo perderete in un secondo, squilla il cellulare, allora come va? Come è finito tutto? È finito tutto. Invece questo stato di coscienza è preziosissimo. È preziosissimo perché ci permetterà di avere oggi pomeriggio il gusto del mondo reale.
quello che dovete fare è molto semplice: guardare le stesse cose che guardavate ieri, permettendo al vostro mondo interiore di perdere i propri punti di riferimento. Quindi non riconoscete Gesù, non riconoscete le persone che vi sono davanti, non diteglielo naturalmente, non è questo, però li guardate ma non sono loro, cercate di capire bene, è scomparso ogni tipo di identificazione, non è più vostra moglie, vostro marito, è un'anima che conoscete molto poco, lo guardate e non sapete chi sia, non vi dovete preoccupare, non dovete dirglielo, altrimenti le persone si preoccupano e pensano che siete ammalati, no, è una vostra ricerca interiore, uno stato di coscienza, però guardate che è di un'importanza, e insisto su questo punto, allora guarderete il mondo, guarderete gli oggetti anche a voi familiari e non li riconoscerete. E questo invece di crearvi disagio, vi creerà un senso di gioiosità. E in quel momento, per essere sicuri che avete capito bene l'esercizio, sentirete che tutto ciò che vi circonda vi chiama per nome. Vi chiama per nome. Maria. No? Non è tutto così semplice. Non so chi sei, Signore, ma mi hai chiamato. E in quel tuo chiamarmi ho riconosciuto ciò che io sono realmente. Ho riconosciuto il regno dei cieli. Ti ho riconosciuto lì, ti ho riconosciuto da tutti i momenti amorosi che abbiamo passato insieme, tutti i momenti di affetto, di ricerca, di difficoltà, tutti rinchiusi finalmente nella comprensione di com'è il mondo. Non è meraviglioso questo? Altrimenti moriremo e non sapremo dove andremo a finire. Avete capito bene oggi questa cosa? Moriremo e non riusciremo a emettere questo impulso, perché questo impulso non è un impulso logico, è un impulso di esistenza profonda, è la voglia che avete ognuno di voi di esistere in qualche modo, di dimostrarvi all'universo, emettere questo impulso. E se incominciate a capire cosa voglio dire, avete perso tutti i punti di riferimento, siete morti sul piano terrestre, non esistete più, non c'è più niente, non c'è più il vostro conto in banca, la vostra bicicletta, il vostro tavolo, il vostro computer, non c'è più nulla, non c'è più niente. Pensate che meraviglia, E cosa fa la maggioranza delle persone? Si ritrova in questo mondo e si sente completamente persa. Ecco cosa vuol dire morire giorno per giorno. Ecco cosa vuol dire risorgere giorno per giorno. Allora abituarsi fin da qui, da adesso, ad osservare il mondo, e questo mondo non è stabile, questo mondo è in divenire, questo mondo è fatto di poesie, questo mondo è fatto di particolari che vi chiamano direttamente, Maria, che vi chiamano profondamente. Chissà se riuscirete a fare questo esercizio oggi, questo è un esercizio di resurrezione, vi può aiutare tantissimo questo, perché stiamo perdendo tutti quanti in questo periodo di demenza totale, stiamo perdendo i nostri punti di riferimento. Beh, questa è una benedizione. Stiamo morendo al mondo vecchio e il mondo vecchio sta morendo. E questa è una benedizione. Nessuna paura. Il mondo vecchio scompare, che se lo trascinano dietro. Ma noi dobbiamo andare al Padre e permettere a Gesù di andare al Padre. Però l'abbiamo riconosciuto. L'abbiamo riconosciuto, lo lasciamo andare. Vedete anche questo che bello oggi, è quello che abbiamo detto. Sembra una storiellina così. Eppure Gesù dice a Maria, guarda, lasciami andare perché non sono ancora pronto. Fantastica questa cosa. Un altro punto di riferimento completamente perso. Vedete che meraviglia. Chi di voi non andrebbe ad abbracciare Gesù? Non lo riconoscete. Vi chiama, questo richiamo lo percepite, che grandezza. Tutto il vostro essere, i vostri milioni di anni, tutto l'universo si è organizzato affinché voi ascoltiate questo richiamo amoroso all'interno e lo riconosciate. Ma ancora una volta dici, guarda, non è ancora il momento, adesso me ne devo andare. Un altro punto di riferimento completamente perso.
E in quel momento, invece di farvi prendere dalla preoccupazione, dove vai, figlio mio? Mettiti la maglietta di rana. Dove vai? No, vai al padre, hai già fatto un viaggio lungo. Stai qua con me, figliolo, vedete, no? Punti di riferimento. Oggi la vostra riflessione, io spero che l'abbiate capita bene, non sarà facile mantenere questo stato d'animo, lo so, non sarà facile, però ci proverete a guardare il mondo con occhi nuovi e potrete farlo, il mondo vi chiama allo stesso modo, perché quando voi lasciate andare i punti di riferimento, il mondo pronuncia queste frasi delicate e lì ci si riconosce, il mondo dell'intelligenza cartica. Il mondo di ciò che è reale, il mondo delle emozioni superiori, il mondo dell'affetto, il mondo della tenerezza, il mondo del perdono, della compassione, dell'amicizia, del passato del tempo insieme. Questo è il vostro compagno, la vostra compagna che voi avete di fianco. Non è qualcuno che ha un nome, un cognome, che fa delle cose, che si comporta in un certo modo. No, dovete permettere ai vostri compagni di essere completamente fuori, di volare, di tenerli per mano, loro volano. Però è un altro mondo questo. E per entrare in questo mondo della creatività femminile, bisogna essere disposti a lasciare tutto ciò che 2000 anni di maschile ci hanno inculcato, per cui noi siamo i figli di questo terrore che noi abbiamo appena la situazione non è sotto controllo. Ecco, oggi abbiamo imparato questa cosa. Lasciate andare tutto quello che è controllo a tutti i costi. Intanto vi ricorderete comunque di come vi chiamate, non vi preoccupate, però ricordatevi che questa non è la realtà. Allora, o aspettare di morire e essere completamente persi e sperare che ci sia questo richiamo, oppure morire giorno per giorno, è un po' la storia di oggi, insomma, e risorgere giorno per giorno. Avete capito che cos'è la risurrezione? La risurrezione è questa passeggiata che voi farete e vi sentirete chiamati. Però non farroccate, vi sentirete chiamati dall'ambiente circostante, chiamati, che non vuol dire che ci sarà il vostro gatto che si mette a parlare, per favore, non farroccate. Sentirete questo richiamo della vita stessa, queste emozioni superiori che sono presenti, perché queste emozioni superiori che vi costruiscono, costruiscono anche le foglie, costruiscono gli animali, costruiscono tutto ciò che c'è intorno. E il mondo sta cambiando. E dalla perdita dei punti di riferimento andiamo verso questo tipo di mondo, un mondo che ci chiama in continuazione. E quindi la lezione di oggi è: non abbiamo paura, non facciamoci prendere dallo sconforto se il mondo sta andando a catafascio, perché noi abitiamo già un mondo che è di una ricchezza infinita e siamo degni abitanti di questo mondo. Però non riconosceremo Gesù, ma Lui riconoscerà noi. Mi raccomando adesso, anche se chiudiamo, non chiudiamo tutto, voi restate tranquilli e centrati e fate questa passeggiatina seriamente, non fatevi distrarre da niente. Perché ci vuole una frazione di secondo a perdere tutto questo lavoro di preparazione che ho cercato di mettere in piedi con voi oggi. Mantenetelo dentro, restate da soli, non parlate con nessuno, siete da soli, da soli. La resurrezione è un processo vostro, intimo. E guardate il mondo con occhi nuovi. Questo è l'insegnamento della Pasqua di oggi. Buona Pasqua a tutti, grazie. Grazie.